Care sorelle e cari fratelli nel Signore, sono il pastore Giuseppe Ficara della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni. Bentrovati a questo culto curato da Radio Bequit Evangelica. Ciascuno di noi si trova nei propri spazi abitativi, siamo divisi da muri di pietra, ma oggi possiamo ritenerci uniti, uniti dall'ascolto della parola del Signore che getta ponti e stringe legami affinché la fede sia vivificata, a dispetto delle distanze che ci separano. Vi invito quindi a raccoglierci insieme alla presenza del Signore e a invocarlo. Iniziamo questo culto nel nome del Signore nostro Padre e nostra Madre, che ci offre la comunione di questo momento affinché il suo amore senza fine ci renda uniti. Nel nome di Gesù, Figlio di Dio, che è stato abbandonato e ha sofferto per noi e che viene per confortarci nella nostra solitudine e guarire le nostre ferite. E nel nome dello Spirito della vita, che ci raggiunge dovunque siamo per allegrare la nostra esistenza e riempirla dei colori della speranza. Amen. Dal Salmo 25 vi invito a far nostre queste parole. I miei occhi sono rivolti al Signore, perché sarà Lui a liberarmi. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità. Il Signore si china su di me per proteggermi e salvarmi. Non permette che io sia confuso. Sì, perché io confido in Lui. Ad ascoltare alcuni versetti del Salmo 34 in un libero adattamento. Voglio benedire il Signore, avrò sempre la sua lode sulle labbra. Voglio gioire per il Signore, anche gli umili ascoltino e si rallegrino. Voglio celebrare il Signore, esaltiamo Dio tutti insieme. Io ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto. Mi ha liberato da ogni paura. Sì, coloro che si rivolgono a Lui ricevono la luce, svanisce la paura dai loro volti. Io ero tormentato e triste e ho pregato. Sì, il Signore mi ha strappato dalle mie angosce. L'angelo del Signore è attorno a quelli che lo amano e li libera. Provate e vedrete anche voi. Sì, il Signore è veramente buono. Raccogliamoci ora nella preghiera. Signore, ci rivolgiamo a te, perché per mezzo di Gesù tu ci apri i sentieri della speranza e nel tuo spirito ci doni la forza necessaria per percorrerli. Ti ringraziamo per il vincolo che unisce noi, fratelli e sorelle, ovunque ci troviamo nel mondo. E ti ringraziamo perché né tempo né spazio possono rompere questa fratellanza e rendere vana la comunione con te e fra noi. Grazie per il dono del tuo amore.
Questo dono ci consente di vivere come credenti la gioia e il dolore, le buone e le dure esperienze, nella giovinezza come nella vecchiaia. Per questo, o Dio caro, ci uniamo al canto di lode che tutto il creato deve a te, esaltando te e celebrando l'amore che ci hai rivelato in Gesù, il Cristo, nostro Salvatore. Amen. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, prima di passare alle letture bibliche di oggi, vi invito a raccoglierci nella preghiera affinché il Signore illumini le nostre menti e disponga il nostro cuore all'ascolto della Sua parola. Preghiamo. Signore, Tu ci parli e le Tue parole sono preziose. Esse ci rallegrano, ci interpellano, ci disturbano, ci sorprendono. Le Tue parole ci meravigliano e vorremmo accoglierle come Tu accogli noi, prenderle sul serio come Tu ci prendi sul serio. Vorremmo ascoltarti come Tu ascolti noi, con attenzione e con sollecitudine. Signore, Tu ci parli e le Tue parole per noi sono preziose. Amen. Vi invito ora ad ascoltare un brano biblico tratto dal Vangelo di Luca, al capitolo 9, i versetti da 57 a 62. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». Ed egli rispose: «Permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio». Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio». Ascoltiamo ora il testo biblico per la predicazione
che si trova nella lettera agli Efesini, al capitolo 5, i versetti 1 e 2 e poi 8 e 9. Siate imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati, e camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Voglia il Signore benedire la lettura e l'ascolto della Sua parola. Amen. Cari e care, la lettera agli Efesini affronta il tema dell'unità della Chiesa che porta in sé diversità spirituali, teologiche, umane, che non devono mai minacciare la sua unità. Così, l'autore invita i credenti a una fede autentica, che si ritrova unita nell'amore che Dio ha per tutti gli esseri umani. Ed è a questo punto che afferma con convinzione: siate imitatori di Dio. Ma come possiamo noi imitare Dio? Non è forse una presunzione, un delirio di onnipotenza? Il versetto precedente al nostro brano dice: perdonatevi a vicenda come Dio ci ha perdonati. Il perdono parte da Dio e ci dà la capacità di perdonare. Così l'amore di Dio ci permette di sentirci amati e ci dà la capacità di amare a nostra volta. L'autore biblico in realtà non ci chiede di essere come Dio, ma ci dice che Dio ci dà la possibilità nuova di amare e la capacità nuova di perdonare. Non si può amare senza perdonare e viceversa non si può perdonare senza amare. Siamo creature nuove, ci dice, persone con una nuova identità. Per questo l'autore biblico ci parla di un prima e di un dopo. In passato eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Siate imitatori di Dio. Significa questo: entrate in una dimensione nuova, quella della gratuità, della riconoscenza, della dimensione dell'accoglienza senza secondi fini, del dare senza ricevere nulla in cambio. Ma anche guarite le ferite dell'anima del vostro prossimo per sentirvi guariti dentro. Accogliete spassionatamente per sentirvi accolti. Perdonate con convinzione per scoprire in voi la gioia dell'essere perdonati. Servite con dedizione per sentirvi utili. Amate per sentirvi amati e sentite palpitare in voi l'amore di Dio. Aprite le vostre mani per vedere sparire la vostra aridità. Aprite le vostre braccia per stringere qualcuno e vedere scomparire il vostro risentimento. Accelerate i vostri passi per presentarvi nel luogo in cui avevate promesso a voi stessi di non ritornare mai più, per vedere dissolversi in voi la paura dell'altro. E guardate ogni persona come se fosse la prima volta per entrare nel suo cuore e per scoprire in voi il desiderio di conoscere e di sentirvi conosciuti da Dio. Aprite i vostri occhi per vedere col cuore e andare oltre le apparenze. Questo è Dio, ci insegna la Bibbia. Questi siete voi all'interno della dimensione di gratuità. Dunque, siate imitatori di Dio. Tuttavia, imitare Dio non significa sentirsi superiori, più importanti o più capaci di altri. Significa che ci è offerta la possibilità
di cambiare il mondo portando l'amore di Dio agli altri, il perdono di Dio agli altri, la gratuità della sua grazia agli altri. Siate imitatori di Dio. Molti pensano che imitare Dio significhi non reagire, porgere l'altra guancia. Senz'altro ci sono anche buone occasioni per reagire così. Ma essere imitatori di Dio non significa starsene zitti, far finta di non vedere ingiustizie, soprusi, prevaricazioni o prepotenze. L'amore non passa sopra queste cose come se non avessimo visto niente. L'amore è attivo, l'amore perdona, ma denuncia anche, propone alternative, lancia progetti, senza calcolo, senza interessi personali, si espone alla derisione e spesso è anche impopolare. Gesù è colui che ama anche quando rovescia i tavoli e colpisce i venditori del Tempio. Molti pensano che amare sia una cosa sciocca, come la non violenza, la delicatezza, la tenerezza, l'affetto. Pensano che l'amore si limiti a non reagire e lo vedono come qualcosa di statico o immobile. Siate imitatori di Dio. Significa essere attivi, come Dio lo è, a partire dalla creazione, fino al suo camminare in mezzo a noi in Cristo, fino a pagare a caro prezzo il suo amore per l'umanità. L'opera di Dio per il mondo è il nostro modello, il nostro riferimento, la nostra attività prioritaria di credenti. E l'Apostolo parla dell'imitare Dio nell'amore. Un amore attivo, dunque, che reagisce, che permette il moto di muoversi verso gli altri, che getta ponti e produce effetti che costruiranno un mondo nuovo, un mondo di libertà, di giustizia, di pace, di riconciliazione, di solidarietà, accoglienza, perdono, un mondo di guarigione. Amen. Cari e care, vi invito ora a raccoglierci insieme nella preghiera che conclude questo culto. Preghiamo. Signore, aiutaci a distinguere ciò che è oro e ciò che luccica, fra ciò che è essenziale e ciò che è superfluo, fra le urgenze che la nostra società ci impone e le vere priorità
che dobbiamo perseguire, fra l'agitazione senza scopo e l'azione motivata, fra la passività e la pace, fra il lasciar correre e il dar fiducia, fra l'immobilità e la fedeltà. Fa che nella continua corsa della nostra vita sappiamo prenderci il tempo per ascoltare il tuo Evangelo, accogliere una parola capace di rimettere fede nelle nostre scelte, amore nei nostri discorsi, speranza nelle nostre esistenze. Per Cristo Gesù, nostro Salvatore, che ci ha insegnato a pregare e a dirti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, per concludere, accoglieremo adesso insieme una parola di benedizione del Signore. Possa tu essere la buona terra dove il seme della parola di Dio ha la possibilità di crescere e portare frutto. Possa tu essere un seminatore instancabile, generoso, che non giudica il terreno in cui semina, e che la parola che ti è stata annunciata si radichi nella tua vita, ti trasformi e ti renda forte. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, ora e sempre. Amen.